Ciao ragazzi, eccomi qui con un nuovo video ed è il video dei 40 giorni dopo il parto. Innanzitutto grazie per il consenso, insomma, che ha avuto il mio video sul parto. Mi hanno scritto tantissime amiche che non sentivo da tempo dicendomi che quel video le era piaciuto e mi ha contattato anche la mia amica che ha il canale YouTube Letizia Mancini dicendo che le è piaciuto il video. Insomma, ho avuto supporto e quindi sono stata felicissima perché ho condiviso molto con quel video, però evidentemente serve perché a volte ci sentiamo particolarmente sole e invece diciamo le esperienze sono comuni a tutte noi. Allora, 40 giorni dopo il parto si considerano i 40 giorni di convalescenza, no? Come se il parto fosse un'operazione chirurgica come quelle altre, di convalescenza 40 giorni. E devo dire che effettivamente io ho riscontrato, ora avete il riflesso, forse è brutto, lo ritolgo, ho riscontrato che effettivamente cambia qualcosa dopo 40 giorni, non 39-41, ma dopo il primo mese le cose migliorano. Allora, partiamo dal fatto che dopo il parto, io vi avevo detto nell'altro video che Lucia era stata portata in incubatrice, è stata in incubatrice una notte, poi me l'hanno portata in camera da lì ancora non avevo avuto la montata lattea. La montata lattea l'ho avuta la sera tra il martedì e il mercoledì, l'è nata di domenica, però me l'hanno portata al nido e tra l'altro mi hanno detto sì, tra un'ora te la portiamo, eh. Poi hanno sempre rimandato, forse è proprio una tecnica psicologica che adottano. Durante la notte però io sono andata al nido perché l'ho voluta attaccare al seno io. C'era un'infermiera che però non mi è stata molto d'aiuto perché ho detto come la devo attaccare e mi aveva risposto guarda è naturale, fai così. Insomma non era una puericultrice, comunque non mi ha aiutato. Ma vabbè, sono andata al nido, mi faceva una tenerezza Lucia nell'incubatrice. Comunque, quei giorni in ospedale sono stati complicatissimi. Allora, addirittura io non ho mai dormito perché la prima notte sono andata al nido, poi da quando ho avuto Lucia in camera è stato ancora peggio perché Lucia piangeva sempre e a posteriori posso dire che piangeva per fame perché io non avevo la montata lattea e niente, lei era grande, era grossa, quindi evidentemente non si sfamava abbastanza. E poi ovviamente con l'inesperienza io non sapevo come metterla, come attaccarla, a volte si calmava solo addosso a me, quindi magari dormivo con lei addosso, ma se passavano le infermiere comunque mi redarguivano perché così non si fa. Poi lì dalla stanza per andare al nido dovevo rimetterla nella culletta, quindi è scomodo. Insomma, sono stati veramente dei giorni difficili, tant'è che la notte che poi ho avuto la montata latte, che ho avuto la febbre perché la mattina dopo ho avuto tutto un herpes sul labbro, avevo Lucia accanto che piangeva disperata e non l'ho sentita io che piangeva disperata. La mia vicina di letto ero in tre in stanza e anche lì è complicato perché una di queste tre aveva tantissimi parenti che venivano a trovarla a qualsiasi ora. E, insomma, lasciamo perdere, comunque era complicato. E nonostante Lucia piangesse, io non sentivo nulla. La mia vicina mi è venuta a svegliare, ma io non l'ho sentita. Ha chiamato un'ostetrica che, sempre raccontatemi questa cosa, mi ha girato la testa e io poi mi sono svegliata e lì mi sono sentita veramente una madre pessima perché questa ostetrica mi ha detto allora se lei deve lasciare sua figlia da sola perché tanto la lascia da sola se evidentemente non la sente piangere la porti al nido e via. Io in quel momento mi sono sentita e attacchi sua figlia che è affamata e io lì
mi sono sentita veramente cadere il mondo addosso perché dico, ma che madre sono? Cioè, non sento mia figlia, ma come? Si dice il pianto del proprio figlio, si sente a chilometri di distanza, io ce l'ho a un centimetro e non la sento. Proprio è durato comunque questo sconforto un po' di ore. Dopodiché, al sorgere del sole, ho capito che ero semplicemente umana, anche perché l'herpes era bello grosso, avevo avuto solo la febbre. Quando ho raccontato tutto a mio marito, a mia madre, mi sono state comunque vicino perché mi hanno detto: Chiara, sei umana, non hai dormito per 2 notti, 3 notti, quindi è normale che crollavi. In più hai avuto la montata lattea, febbre, cose varie, vabbè. Comunque Lucia continuava a non crescere, tant'è che era calata tanto di peso e mi hanno fatto stare una notte in più. Quindi aspetti la visita del pediatra, sicura che saresti uscita? No, non esci perché non, la prima volta che mi hanno... perché dovevo uscire il martedì. Martedì mi hanno detto no, non esci perché tua figlia è stata in incubatrice, quindi va attenzionata un po' di più, va bene. La sera tra il martedì e il mercoledì ho avuto questo episodio spiacevolissimo. Il giorno dopo, no, non esce Lucia perché è calata troppo di peso da 400 a 3,6. Quindi io gli danno un biberon artificiale, solo per questo proprio non mi è piaciuto della Mangiacalli, solo perché almeno aveva raggiunto un po' di peso e mi hanno fatto uscire il giovedì. Mi hanno fatto uscire il giovedì, io mi sono fatta dare un altro po' di artificiale, ma non gliel'ho mai dato, quindi lui ci avrebbe avuto 2 volte l'artificiale e neanche tutto. E niente, arrivata a casa c'era mia madre, io sono uscita dall'ospedale con mio marito, mia madre e mia suocera, poi mia suocera è partita e è rimasta mia madre. Sono stati i primi giorni con mia madre difficilissimi, non con mia madre, cioè difficilissimi perché Lucia piangeva ancora, ancora disperata. Io il venerdì, arrivo a casa il giovedì, il venerdì mattina il dolore che provava al seno, vabbè poi vi parlerò specifico nell'allattamento, comunque diciamo che all'inizio piangeva perché affamata. E quindi i primi giorni lei piangeva sempre, io la attaccavo sempre, ma lei continuava a piangere. E tu, da inesperta, non sai perché piange, piange per fame. Diciamo l'istinto è quello di attaccarla sempre, perché pensi sia sempre fame. In realtà non è così, perché piangono per fame, per sonno, per coliche, per qualunque esigenza piangono, perché è l'unico loro mezzo di comunicazione. Ora, far entrare questa nozione al cervello ci vuole tempo, perché tu senti piangere tuo figlio e vai in tilt, non è che pensi mi sta parlando, pensi che sta piangendo e che quindi sta in sofferenza e che quindi vuoi aiutarlo. Vabbè, quindi i primi giorni io dormo in un'altra stanza sul divano, Lucia in carrozzina o addosso a me, ma più che altro addosso a me, quindi comunque. Pensate che mega notti proprio, che mega riposi, si svegliava, l'attaccavo, mi faceva male il seno, ok? Quindi non ho dormito le prime notti, mia madre che si agitava più di me, ma che cosa? Ma evidentemente ha un dolore, una cosa. Quindi vabbè, c'è stato un pomeriggio con mia madre, lei ha pianto dalle 14 alle 22 di continuo. Poi Gabriele ritorna al lavoro. Tu hai tua figlia che non conosci, casa fino a che è stata mia madre, perfetto perché mi puliva casa e la testa quando vede intorno casa pulita e sistemata sta meglio, ma poi mia madre è partita e ti sfuggiva tutto di mano, non riuscivo, vedevo qualcosa in disordine, sporco, non riuscivo ad andare lì a lavarlo perché c'era Lucia. Quando Lucia dormiva fai le cose essenziali. Quindi ti fai una doccia, vai al bagno, ok, quindi casa alla deriva. Poi, quindi se potete fatevi aiutare, madri, parenti, donne delle pulizie, io non l'ho fatto, ho lasciato casa a fuoco per delle settimane e poi ho preso il mio ritmo. Poi non si riesce più a cucinare, quindi Just Eat, Takeaway diventano i nostri migliori amici. Perché sì, perché sei talmente stravolta che non ce la fai.
H24 attaccata a questa persona piccola, minuscola che ha bisogno di te. Poi, piano piano cambiano le cose. Perché cambiano? Perché capisci che, almeno io, per me è successo questo, ho capito che non era necessario che lei dormisse per fare le cose. Perché io adesso ho il ritmo, io tutte le mattine faccio il bagnetto a lei, la cambio, le do le vitamine, i fermenti, lattici e tutto. La metto sulla sdraietta e mi faccio la doccia io con lei sveglia e ci chiacchiero, io tutto il giorno chiacchiero con lei. Quindi ti cambia la vita perché già ti lavi tutti i giorni, all'inizio no. Quindi già ti senti meglio psicologicamente, non solo, a volte mi lavo e mi trucco anche sempre con lei, ma sempre con lei sulla sdraietta me la porto e faccio la lavatrice oppure vado in cucina, insomma da quando quindi è più consapevole, anche se lei è sempre stata subito sveglia perché il primo sorriso l'ha fatto che aveva 14 giorni di vita, il sorriso consapevole perché abbiamo la foto, e quindi mi sono calibrata perché faccio le cose con lei, non aspetto che lei dorma. Poi noi abbiamo avuto il primo periodo di colichette, le colichette è durato 1 mese, su per giù, e abbiamo affrontato con Millicon, con varie manovre, massaggi di portare le gambe all'addome, spingere l'addome per farle fare aria e Colikind. E quindi questi 40 giorni, questo è stato il... diciamo le cose principali, le sue colichette, il suo essere affamata che poi è venuto dopo 1 mese proprio, è finito questo problema al seno, quindi ha cominciato a mangiare, sono finite le colichette, io ho capito di poter fare delle cose con lei e poi il fatto del dormire, io la facciamo dormire nel lettone così da sdraiata dal lato, ma tutto il giorno con i vari pisolini dorme nel suo lettino in più. E anche durante la notte, verso io dorme sicuro con noi da mezzanotte alle 5. Io poi prima la metto nel lettino e dopo le 5 la riporto là, quindi è una mia comodità farla dormire accanto, ma cerco di abituarla al lettino perché so che è una cosa fondamentale, almeno per come viviamo noi, io e Gabriele. Poi voglio fare un video sulle cose essenziali, secondo me, che ho per Lucia, quindi se state in attesa, sicure per me che dovete comprare per vivere meglio. E poi i 40 giorni, quindi abbiamo detto quello che ha avuto in più, quindi un aiuto per pulire casa, perché voi non penserete più a pulire casa. E per me queste sono state cose fondamentali che vi posso consigliare. In più, o avete vi organizzate che siete ancora incinta a preparare diversi pasti congelati oppure takeaway, Just Eat, tutto ciò che vi portano a casa il cibo pronto. E basta, piano piano la conoscenza migliora e dopo i 40 giorni quindi io ho notato anche delle differenze nel pianto, adesso io la capisco molto di più, quindi io non perdo tempo a cullarla se lei c'ha fame e lei è meno nervosa. E poi sarei dovuta fare una scaletta, non so perché ho parlato così random. Basta, vabbè, le cose da fare nei primi 40 giorni, registrarla all'anagrafe. Sceglierle un pediatra, questo ci ha pensato tutto Gabriele quando ero in ospedale. E poi lei ha avuto uno sfogo perché per chi allatta il seno, questo è importante, e hanno tanti ormoni nostri che loro non sanno gestire. Quindi le erano venute tutte chiazze sul viso che poi sono andate via da sole. Ho fatto dei lavaggi con l'amido di mais perché non avevo di riso e poi sono andate via. Ha fatto la prima visita pediatrica il 23 novembre, lei è nata il 5 e era tutto a posto, però aveva un po' di mastite al seno, sempre per questa mala loro gestione degli ormoni nelle femmine. Addirittura mi spiegava la pediatra che alcune potevano avere anche delle finte mestruazioni, per capirci. E poi in questi 40 giorni con una mangiagalli, ecco. Avevamo un controllo pochi giorni dopo la dimissione, noi siamo usciti il giovedì, lunedì,
E ci hanno detto che era cresciuta troppo poco, perché era cresciuta solo 20 grammi, ecco i suoi pianti, le sue disperazioni, il suo nervosismo. Io che piangevo perché io soffrivo, ma volevo comunque portarla all'allattamento naturale. Poi il giorno dopo, sempre, no, pochi giorni dopo, non cresceva comunque tanto, però avevano visto, perché mi hanno fatto allattare lì seduta stante, che dopo una mia poppata aveva aumentato di 60 grammi, quindi il mio latte c'era e stava cominciando a scendere. Insomma, questo è nei primi 40 giorni. E basta, ragazzi, io Diciamo da spero di aggiungere esservi stata questa ora in parte questo discorso un po'. di video al racconto dei 40 giorni al parto. Ci pensavo adesso, stavo mettendo a posto casa, che mi sarei dovuta fare una scaletta così vi avrei detto tutto. Comunque, ormai è andata. Vi voglio dire, uno, non sentitevi mai in colpa se non riuscite a fare tutto, non vi colpevolizzate. Vi dico quello che ho fatto io e che ho capito che non serve. Chiedete aiuto, perché non c'è niente di... io non sono a fuoco. Ora, simil vlog. Comunque, non c'è niente di cui vergognarsi se non si riesce a fare tutto, quindi chiedere aiuto, che può essere un parente, un amico, una signora che pagate che vi venga a fare pulizie, un signore, ma ci esistono uomini delle pulizie? Bah. Chiedete aiuto al vostro compagno, preparate il vostro compagno a dei sbalzi d'umore assurdi, a dei pianti isterici. Preparatevi a pensare di essere la peggior madre del mondo. Io l'ho pensato, lo continuo a pensare, voglio dire, a poco più di 2 mesi, a 70 giorni, insomma. E preparatevi ad odiare proprio il vostro compagno e chiunque vi giri attorno, proprio per questi sbalzi d'umore allucinanti. Io, Gabriele, per il momento è stato paziente nel capirmi, cioè non mi capisce mai fino in fondo, ovviamente. In queste situazioni penso nessun uomo può capire fino in fondo, però veramente si va fuori di testa. Io sono stata fortunata perché Lucia ha sempre dormito la notte. Ha capito subito qual era il giorno e qual era la notte, quindi nonostante questa fortuna, comunque non ho dormito tanto e non dormo tanto, perché quando lei si sveglia per mangiare ogni 3 ore io mi sveglio, poi la poppata dura un po', poi insomma non si dorme più come prima, ovviamente. Quindi preparatevi ad essere nervosissime, a non capite, a sentirvi sole anche se circondate da tantissime persone. Chiedete aiuto non soltanto per pulirvi casa, ma chiedete aiuto in generale, anche consultori se li avete vicino, e chiacchierate, parlate, scrivete, ma comunque esternate tutto quello che avete dentro. Questo è un altro consiglio. Preparatevi a dare priorità. Sappiate che darete, cambierà tutta la scala delle priorità, il vostro figlio diventerà la priorità assoluta. Quindi, se voi siete disfatte e non più come prima, la casa non andrà bene, non vi sentite in colpa, ma cambiate la vostra priorità. Se lei sta bene, lei o lui, insomma, vostro figlio sta bene, tutto il resto viene dopo, il mondo deve annullarsi. Fisicamente, non vi piacerete, perché comunque cambia, la pelle. Nonostante io non abbia messo tanti chili, e comunque adesso non mi sono più pesata, ma mettiamo che sono al peso di prima, però cambia la consistenza della pelle. Pensiamo, e questo lo dico per ripeterlo a me stessa, dopo mi rimetterò in forma quando lei sarà un po' più grande, io avrò un po' più tempo, quando riuscirò ad organizzarmi. Organizzazione è la cosa fondamentale, cioè cercate di capire vostra figlia perché vostro figlio, per organizzarvi, per darvi quelle cose che vi facciano stare sereni, così da poter crescere meglio vostro figlio. Perché io, quando non mi riuscivo a lavare, ero nervosissima e questo nervosismo lo riversavo su di lei. Quando io, il brutto è stato che Lucia è nata d'autunno e poi è arrivato l'inverno, qui fa freddo, quindi non sono uscita quanto avrei voluto, però il consiglio è uscite comunque, perché cambia
la vostra testa, io sono uscita il più possibile, ho fatto uscire il giorno dopo dal rientro all'ospedale. Ogni volta che posso la faccio uscire, ora si è svegliata. Comunque, tutto questo per dirvi che fare dei figli è la cosa migliore e più bella del mondo, però è impegnativo, cambierà tutto, ma avrete le più grandi soddisfazioni. Io ora vado da lei. Un bacio Io e spero di esservi stata utile in questo discorso un po' confusionario. Se avete delle domande, però, non esitate a scrivermi. Qua sotto c'è la mia email, ci sono tutti i miei vari riferimenti social. Che dire, anche questo video l'ho girato, sono felice e spero che vi sia utile. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!